Segretario, buongiorno, procediamo all'appello. Buongiorno a tutti. Seduta della sesta commissione del Comune di Palermo del 25 maggio 2021, numero 896. Procedo con l'appello dei consiglieri. Anello presente. Cusumano. Buongiorno, presente. Scarpinato. Buongiorno a tutti, presente. Buongiorno, Gelarda. Lo vediamo collegato, ma forse c'è problemi. Presente Gelarda. Ecco, buongiorno. Zacco in questo momento è assente. Quattro consiglieri. Mi ha sentito, presidente? Sì, segretario. Sì, abbiamo sentito, signor Gelarda. Vabbè, ci sono problemi di collegamento, forse. Segretario. Sì, ho già detto che siamo quattro consiglieri su cinque presenti. Benissimo, allora verificata la presenza del numero legale, dichiaro aperto la seduta e invito i consiglieri a fare le comunicazioni. Ci sono comunicazioni, consiglieri? Consigliere, sì, consigliere Gelarda, prego, consigliere Gelarda, la parola. Allora, io sono seccato, disturbato per la notizia della riattivazione. Seccato. Consigliere Cusumano, non cominciamo con certi atti, diciamo. Sono disturbato fortemente, come penso il 90% dei palermitani, di apprendere che sarà riattivata la ZTL dal 1 giugno. Il provvedimento è illogico, la Lega ha già manifestato il suo disappunto, ma anche Fratelli d'Italia. A tutto questo noi chiediamo che venga bloccata questa ZTL fino alla fine della pandemia, perché già siamo in un momento di enorme difficoltà. Si aggiunge anche un altro problema. Ieri c'è stato il restringimento ad un'unica corsia del ponte di Corleone in entrambe le direzioni e c'è stato l'inferno. Fino a 2 ore per poter attraversare la città, era tutto bloccato. Ora da oggi la situazione è ripristinata, ma nei prossimi giorni tornerà ad essere in questa situazione. Quindi è per un bel po' di giorni. La cosa ci sembra assurda riattivarlo in questo momento. Quindi noi vorremmo provare a fare ragionare l'assessore Catania perché non riattivi almeno fino alla fine dell'estate la ZTL con questa aggravante del ponte Corleone, per il quale alcuni lavoretti di messa in sicurezza stanno cominciando. Io ecco, vorrei capire se magari si può fare, provare a incontrarlo, l'assessore Catania, anche se la sua è una ZTL ideologica e l'ideologia raramente si cambia, soprattutto a una certa età, più o meno la mia, come quella dell'assessore Catania. Però io vedo veramente settimane di inferno ancora maggiore rispetto al solito per i cittadini palermitani. Tra l'altro ho appreso stamattina, ma diciamo lo sapevo già, che nessun lavoro è stato cominciato al cantiere dell'Idol, uno dei due cantieri dell'Idol, quello in Viale Regione Siciliana. Quindi è tutto assolutamente fermo. Io credo che non possiamo continuare a essere vittime dell'ideologia dell'assessore Catania e costringere i palermitani in mezzo al traffico, chiusi in macchina, in mezzo allo smog, perché siamo la città più trafficata d'Italia. Ecco, volevo capire se la commissione si poteva determinare in questo senso, magari chiedere un incontro con lui o con qualcuno dell'ufficio traffico, perché la situazione mi sembra veramente, veramente messa male. Grazie, presidente. Benissimo, grazie consigliere Gelarda, convengo su quanto ha detto e adesso vediamo di capire se ci sono i presupposti per invitare sia gli uffici che l'assessore Catania, fermo restando che io sono dell'avviso che prima che invitare gli uffici forse conviene a tutti gli effetti forse fare un documento da indirizzare direttamente al sindaco, perché io credo che l'ideologia dell'assessore Catania, così come diceva giustamente il consigliere Gelarda, porta ad adottare provvedimenti che riteniamo folli. Se lo ritiene tutta la commissione l'idea di stilare immediatamente un documento da presentare al sindaco e da presentare poi anche alla città, dove chiediamo quantomeno fino alla fine
dell'estate la possibilità di lasciare entrare nella piccolissima fetta del centro storico le auto, consentirebbe magari anche a tutte le attività commerciali che ci sono e a tutti quanti i residenti anche di poter entrare senza dover pagare questo balzello, perché a questo punto diventa solo un balzello, una tassa in più che i cittadini e non, penso anche ai turisti che verranno, ci auguriamo ritorneranno ad essere presenti a Palermo, tassarli ulteriormente è quasi un sopruso. Quindi sono d'accordo con il consigliere Gelardi. Adesso voglio ascoltare anche gli altri consiglieri, perché se è il caso faremo un documento da indirizzare al sindaco. E dopodiché vediamo se ci possiamo anche determinare per fare un'azione di forza con il consiglio comunale, vedere cosa pensano anche gli altri consiglieri per eventualmente portare avanti un provvedimento anche di iniziativa consiliare per stoppare questa follia. Presidente, mi scusi, venerdì io avevo richiesto delle audizioni, volevo sapere, perché poi il presidente Zacco non si era determinato, voleva sapere, poi è caduta la linea. Io avevo chiesto delle audizioni venerdì, la signora ti ricorderà anche i nominativi che avevo fatto, volevo sapere se li possiamo mettere in programmazione. Sì, adesso vediamo attraverso il segretario se queste richieste il presidente Zacco poi le ha fatte formalizzare oppure no, io non so di che richieste si tratta. Posso intervenire? Prego, sicuramente. Abbiamo intanto approvato il verbale ieri e in realtà il presidente Zacco non ha dato seguito di procedere. Ma quali sono queste richieste del consigliere Gelarda? Era il dottore Maneri, era per il comandante della Polizia Municipale. La problematica praticamente sia del regolamento dei monopattini, il problema che ne deriva, ma anche per capire meglio altre situazioni. Giusto, consigliere Gerardo? Sì, perfettamente. Era il comandante per il controllo dei ponti. Esatto. Allora io direi di sentire il presidente Zacco, se per caso ha avuto interlocuzioni e con il comandante dei vigili e con il dottore Maneri, e se non lo ha fatto lo mettiamo assolutamente in programmazione già da questa settimana l'incontro. Sono assolutamente d'accordo, è uno di quegli argomenti che vanno affrontati e vanno affrontati anche rapidamente. Passiamo alle altre comunicazioni. Consigliere Cusumano, consigliere Scarpinato. Sì, grazie Presidente. Prego, consigliere Scarpinato. Presidente, io mi soffermo proprio sulla comunicazione che ha fatto il collega in merito alla ZTL. Ecco, è stato definito un provvedimento folle e non posso che concordare su questa fattispecie per due ordini di motivi. Il primo: come si fa in un momento di pandemia come quello che stiamo vivendo riattivare la ZTL? Ovviamente sappiamo quella che è la situazione contingente rispetto alle attività produttive, però le dirò di più, Presidente. Ovviamente sappiamo quella che è la situazione anche del Ponte Corleone o di via Regione Siciliana. Questa commissione è stata ammessa al centro dell'agenda politica nelle varie audizioni, ma anche nei sopralluoghi, quello che è il problema legato alla viabilità della quinta città d'Italia di Palermo. Siamo stati nel cantiere di via Regione Siciliana, all'altezza della Lidl, ovviamente abbiamo visto il Ponte Corleone, ma vi dico pure un'altra cosa. Siamo stati ad effettuare sopralluoghi, ognuno per la parte di competenza, in zona via Monte Pellegrino, e sappiamo che ancora il cantiere non è stato aperto, e aggiungo, e ancora in questo momento vi è una fila interminabile, parlo del Foro Italico, ci sono dei lavori che il comune sta eseguendo al Foro Italico
e quindi c'è una fila interminabile, la città è sotto assedio, la viabilità è in ginocchio, da una parte all'altra non si può più spostare, quindi Palermo è vittima in questo momento dei cantieri infiniti piuttosto che i lavori interminabili che si effettuano nella città. E allora qual è la ratio nel riattivare la ZTL? La ratio è solo uno, quello di costringere i palermitani a rimanere a casa perché la viabilità è veramente in ginocchio. Questa commissione, faccio un passo indietro, ha redatto tantissimi documenti. Io ricordo proprio all'inizio della pandemia, quando l'assessore Catania si ostinava ancora ad non sospendere la ZTL, questa commissione ha redatto un documento e l'ha mandato al sindaco, che in quel caso, ed è giusto dare a Cesare quel che è di Cesare, ha riconosciuto le motivazioni alla base della nostra richiesta, richiesta firmata da tutti i presenti, o meglio c'era pure il presidente Zacco, oggi assente, da tutta la commissione, senza se, senza ma, senza ovviamente colori politici. Abbiamo messo nero su bianco un documento e il sindaco in quell'occasione ha disatteso quella che era la desiderata, la volontà dell'assessore Catania e ha sospeso la ZTL. Ma di documenti questa commissione ne ha partoriti altri due, perché ogni qualvolta c'era una sospensione, subito questa amministrazione ad opera dell'assessore alla mobilità si accingeva subito ad sostanzialmente riaprire la ZTL, lasciando nel dimenticatoio quelle legittime istanze che arrivavano non solo da questa commissione, ma anche da tutti i ristoratori e tutte quelle attività produttive che insistono nella zona di Via Roma e non solo, che chiedevano a gran voce, lo hanno fatto in questa commissione, ma lo hanno fatto anche in un tavolo tecnico che aveva instaurato il sindaco per ascoltare le desiderate dei ristoratori. E allora, se oggi qui si riparla di sospensione di ZTL perché dal 1° giugno l'assessore Catania la vuole riattivare, noi torniamo sempre sulle stesse posizioni, che sono le medesime rappresentate dal vicepresidente, dal presidente Pro Tempore Anello, dicendo riproponiamo un documento. La verità è una, che questa amministrazione ha perso la bussola, perché non è possibile errare umano, perseverare diabolico, che ogni qualvolta ci sia una parvenza di ripresa si pensi subito, non a tendere la mano a quei palermitani che sono in ginocchio, ma a riattivare la ZTL, peraltro senza andare ad farsi un giro su Palermo in termini di viabilità. Lui ha la delega alla viabilità, dovrebbe capire e conoscere quelle che sono le problematiche legate alle varie fattispecie che ho descritto poc'anzi, dal Ponte Corleone a Via Regione Siciliana, a Via Monte Pellegrino o al Foro Italico, che sono lavori in questo momento che sono partiti quasi 10 giorni fa e che vedono, specialmente nelle ore mattutine, una fila interminabile. Oggi la fila cominciava dall'Hotel San Paolo e continuava e arrivava fino alla cavalcavia di Via Monte Pellegrino. I cittadini non ce la fanno più e questa amministrazione cosa pensa? A riattivare la ZTL. Questo è ancora una volta la lucida spia di quel malfunzionamento e quella mancata visione e quella mancata programmazione che questa amministrazione attiva ha e ha dimostrato negli anni. Io non mi vorrei lamentare, però vi posso garantire che ero col motorino fino a qualche minuto fa e sostanzialmente sono rimasto imbottigliato col motorino in al Foro Italico. Tutti a lei capitano, consigliere Scarpino. Mi muovo in moto, consigliere Cusumano. Ho dovuto riprendere via Roma, ma col motorino lo si può fare, gli altri cittadini dal 1° giugno non lo potranno fare. E alla fine sono riuscito da via Roma ad arrivare in zona centro. Questo significa che le difficoltà che vengono riscontrate da me o da qualche altro sono riscontrate dalla maggior parte dei palermitani. Allora io posso capire la difesa d'ufficio, collega Cusumano, che lei deve fare, però siccome lei è una persona
che ha dimostrato sempre grande onestà intellettuale, la invito a farsi una passeggiata oggi in zona Foro Italico, peraltro vicino casa sua, non è molto lontano, e andrà a riscontrare sicuramente quello che io ho descritto qualche minuto fa io. Inoltre, Presidente, questa amministrazione che ancora non ha immaginato un percorso rispetto alla problematica di Bellolampo, ancora ci deve venire a riferire in commissione quella che è la situazione contingente rispetto alla richiesta formulata dal consigliere Scarpinato, perché se è vero come è vero che la scorsa settimana l'assessore mi ha chiesto di spostare a questa settimana l'audizione, io venerdì vorrei vedere l'assessore Marino e il presidente della RAP in commissione per dare risposte e dare seguito sicuramente alle grandissime emergenze che affliggono la nostra città e la nostra società partecipata a RAP, ma nel contempo vorrei ascoltare dalla viva voce dell'assessore quelle che sono le soluzioni rispetto al PEF Tari e alla problematica Bellolampo. Sa, Presidente, noi che abbiamo invece nelle nostre competenze la programmazione, siamo sempre stati attenti, ognuno per la parte di competenza, alle emergenze della città, e abbiamo spesso pungolato un'amministrazione che rimane sempre sorda. Oggi, alla luce anche di quello che ho detto venerdì, sappiamo bene che entro il 10 luglio la sesta vasca sarà satura, e allora io invito la commissione a reiterare l'invito, perché venerdì vorrei avere in commissione non l'assessore Martorana, per carità, degna di nota le tematiche che sta affrontando, ma penso che nelle priorità di questa commissione ci sia la programmazione rispetto a un percorso che dovrà per forza di cose vedere i rifiuti essere conferiti fuori la nostra regione. Allora l'amministrazione attiva si deve assumere la propria responsabilità e ci deve venire a dire in commissione, ma anche in consiglio comunale, quello che è la situazione contingente rispetto a questa delicata tematica. Io aspetto risposte, la città vuole risposte, soprattutto anche l'azienda, che in questo momento vive non solo scioperi ma emergenze una dietro l'altra, ma soprattutto la città non si può permettere di presentarsi a luglio con l'immondizia nelle strade, perché la ripresa del turismo che ci aspettiamo tutti deve essere costellata intanto da una sola parola, che è quella legata alla sicurezza, e poi anche alla tutela all'igiene ambientale, che sono delle fattispecie afferenti il nostro primo cittadino. Il sindaco è il responsabile della salute dei cittadini, ma anche dei turisti, che spero vogliano scegliere la nostra città come meta per le vacanze e dare quella spinta propulsiva al turismo, che è alla base del tessuto economico produttivo della quinta città d'Italia, la nostra Palermo. Grazie. Grazie consigliere Scarpinato, sono assolutamente d'accordo. Consigliere Cosumano, lei deve intervenire? No, grazie, vi lascio d'accordo a voi, andiamo avanti, grazie. Sì, però forse lei non ha seguito allora l'intervento che ho fatto dopo il consigliere Gelarda. Ho chiesto a tutti i consiglieri se per un'eventuale nota da indirizzare al sindaco in merito al ripristino della ZTL, i consiglieri erano d'accordo per predisporla ed eventualmente inoltrarla nel più breve tempo possibile, soprattutto come commissione. Allora, una cosa è inoltrarla come nota dell'intera commissione, una cosa è... No, da questo punto di vista, Presidente, lo sa che io concordo. Già l'ha fatto Giulio. Però è importante ascoltarlo alla viva voce, possibilmente vedendolo anche, sarebbe meglio. Sì, allora guardi, mi devo risedere, che io qui appena mi muovo a Terrasini, un attimo che mi risiedo, perché sì, appena mi alzo un secondo va via l'immagine. Comunque sì. Perfetto. Allora, se siamo tutti d'accordo, anche se oggi purtroppo però il presidente Zacco non è presente, però io direi... attendiamo l'arrivo del presidente Zacco. Se non dovesse entrare in mattinata, domani mattina
ci riserviamo di redigere questa nota se il presidente Zacco è pure lui d'accordo. Io sono quasi certo che lui è d'accordo, visto e considerato che più volte abbiamo, ci siamo confrontati qui in commissione e abbiamo avuto le stesse idee, lo stesso modus operandi. Consigliere Cusumano, prego. No, appena io riprendo la posizione. No, sono d'accordo anche su quest'ultima parte del resto. Lei di buon tono istituzionale non ha bisogno di memorie, per cui certamente concordo con lei, attendiamo il presidente Zacco. Benissimo, allora se diciamo se non ci sono altri interventi, io direi aspettiamo a questo punto, se il presidente Zacco non si collega, aspettiamo che il presidente Zacco domani è rientrato il consigliere Scarpinato. E allora aspettiamo il presidente Zacco e dopodiché redigiamo questa nota da indirizzare al sindaco per la ZTL. Presidente, mi perdoni. Prego, consigliere Scarpinato. Allora, io sull'ordine dei lavori le chiederei invece di ottemperare immediatamente nella preparazione della nota. Si chiama per le vie brevi, per le vie telefoniche, e immediatamente in giornata, a mio avviso, dovrebbe partire la nota, perché già conosciamo, mi permetto di dire questo, la posizione del presidente Zacco, che ha più volte aderito a questa iniziativa che vedeva tutta la commissione ovviamente interessata, e quindi a guadagno di tempo prepariamo la nota, gliela mandiamo, poi lo contattiamo. Io sono convinto che ancora una volta il collega firmerà. No, è una questione di tempo. Io sono convinto che il collega Scarpinato, abbiamo detto di andare tutti unisono, sono d'accordo, dico sa fretta. Fuori luogo. Lo sa perché io ho fretta, tra virgolette, perché errare umano, perseverare è diabolico, nel senso, è possibile che il sindaco piuttosto l'amministrazione potrebbe rivedere con immediatezza quando si riferisce all'amministrazione, potrebbe rivedere il modo di essere e di pensare, potrebbe sospendere la ZTL, altrimenti si rompono i telefoni. Scusi, stiamo preparando una nota, se parte oggi a lei cosa le cambia? No, contattando il presidente Zacco. È il metodo. Abbiamo un presidente, vicepresidente, che gli abbiamo appena fatto i complimenti per l'aspetto istituzionale, arriva lei e subito vuole scavalcare. Ma la firma ci deve essere, presidente Zacco. Non mi sembra il caso di scavalcare. Allora lei non ha seguito la mia richiesta, secondo me. Forse non ha afferrato. No, signori, io afferro e ascolto, due orecchie e una sola bocca. Sì. Sostanzialmente il consigliere Scarpinato ha fatto una precisazione. Consigliere Cusumano, mi faccia interpretare quello. Pazienza, se vuole l'unanimità della nota, perché sapete che io comunque sono sempre favorevole alla sospensione della ZTL, ho votato, sapete tutta la posizione, però hai già firmato. Non dobbiamo fare sgarbi e non usiamo il dialogo. Io non ho detto che non aspetti, ho detto di contattare il presidente. Gliela mettiamo domani. Il presidente sarà qua e lei la ripete. E questo lei lo può giurare? No, faccio. No. Come fa a giurare che domani il presidente sarà presente? Per una questione di metodo. Consigliere Cusumano, mi perdoni, per una situazione. Consigliere Scarpinato, la prego, io già sono infastidito perché lei ci ha detto diabolico e a me questo aggettivo non piace. Ho detto errare umano, perseverare diabolico. E quindi perseveriamo. La traduzione in italiano nell'aggettivazione è quella. Evidentemente. Consiglieri, scusatemi un secondo perché così facciamo anche sintesi. Quello che sostanzialmente ha chiesto di portare avanti il consigliere Scarpinato
Era semplicemente un'accelerazione fino a un certo punto, perché era un'accelerazione fino a un certo punto, perché il consigliere Scarpinato sa bene che domani alle 10 ci sarà consiglio e non facciamo commissione. Essendoci domani consiglio alle 10, è possibile che la commissione possa essere, diciamo, sospesa o comunque possa saltare. Di conseguenza, forse redigere la nota già da subito e mandare per le vie brevi la comunicazione al presidente Zacco poteva essere una cosa, diciamo, oltre che auspicabile, anche poteva essere utile ai fini proprio della comunicazione al sindaco. Allora io dico, mi prendo il carico io stesso di cercare di interagire con il presidente Zacco, stabilire se domani ci sarà commissione. Nel caso in cui domani non ci sarà commissione perché saremo in consiglio, presidente, collega Melli, posso dare un suggerimento? Perché lei non c'è problema, siamo anche in video, vediamoci alle 9, facciamo commissione alle 9 domani mattina e io vi prometto che la firmo e sono d'accordo con voi. Ci vediamo alle 9. Consigliere Cosimano, mi hanno sempre detto che nella vita è importante trovare la mediazione e trovare la sintesi. Io sono d'accordo con lei, facciamo commissione alle 9 domani. Facciamo commissione alle 9. Sono d'accordo. E domani mattina condividiamo. Scegliamo gli aggettivi giusti. Per questo io le do l'incarico, mi permetto di dirle, di redigere lei stesso la nota. Favoloso. Io rappresento la maggioranza, non scrivo certe note. La nota la può redigere lei in bozza, che gli aggettivi e i termini, essendo un legale, essendo un avvocato di grido, la saprà sicuramente mettere a punto bene. Il collega Scarpinato sicuramente possiamo fare un supplemento. No, io li condivido domani. I tempi non ci sono. Mi scusi, segretario, qual è il problema? Bisogna fare un suppletivo perché oggi per domani e non ci sono i tempi giusti. Ma suppletivo, segretario, lei è un attimo fuori strada. Scusatemi, ha ragione. La segreteria ha mandato le comunicazioni mensili per l'inizio della seduta alle 9. Se noi domani saremo alle 9, ci prendiamo. Avete ragione, scusatemi. Prego, segretario, non si preoccupi. Allora, ci vediamo domani alle 9. Accordato, domani alle 9 lei produrrà la bozza del documento. Nel frattempo io chiamerò il presidente Zacco invitandolo ad essere particolarmente attivo e presente domani alle 9, perché così potrà lui stesso condividere il documento. Detto questo, andiamo avanti con i lavori e direi ci sono sull'ordine dei lavori interventi? Perché se non ci sono interventi sull'ordine dei lavori, io direi di procedere in questi termini. Noi, e questo lo chiedo io, e vediamo se gli altri consiglieri sono d'accordo. Abbiamo appreso che il sindaco ha predisposto un atto, credo di giunta o un'ordinanza, questo non lo so, e lo chiedo anche agli altri colleghi per sapere se ne sono a conoscenza, in merito alla possibilità di deroghe al regolamento per la concessione di suolo pubblico. Allora io volevo mi era venuta l'idea di condividere con voi consiglieri la possibilità di confrontarci in merito a questo documento che il sindaco ha emanato. Se ne siete a conoscenza e se già è pubblicato nel sito del comune, io direi di metterlo in video e ci confrontiamo e lo leggiamo. Sì, presidente, posso? Sì, presidente, non c'è dubbio che in questo momento diventa di fondamentale importanza andare ad analizzare questa tipologia di documento. Sappiamo che con le riaperture il suolo pubblico diventa fondamentale per i ristoratori.
Nel contempo, Presidente, poi subito dopo o successivamente sarebbe opportuno andare ad approfondire ancora la delibera legata al regolamento mercati storici, perché è importante in questo momento fare il punto della situazione per poi esitare, emendare e portare in aula questo regolamento. Grazie. Allora, io ho avuto problemi di collegamento e non ho sentito l'intervento del consigliere Scarpinato. Consigliere, posso ripetere, Presidente? Dicevo che condivido con lei la richiesta relativa all'analisi del documento che ha partorito la Giunta rispetto al suolo pubblico. Diventa di fondamentale importanza in questo momento andare ad analizzare questa tipologia di documenti perché, come lei sa bene, dopo la riapertura il suolo pubblico diventa veramente un elemento principe per la ripresa di quelle attività produttive che hanno bisogno di mettersi in linea e partire e correre per recuperare quello che è stato perso, se si può recuperare, perché la vedo veramente difficile. Detto questo, immediatamente dopo, Presidente, o anche nelle commissioni successive, sarebbe opportuno andare ad analizzare ulteriormente il regolamento mercati storici, pensando a un dibattito e anche a eventuali emendamenti, qualora ovviamente ci fosse bisogno, perché ritengo sia importante, dopo lo straordinario lavoro portato avanti dalla Commissione, portare in aula un regolamento che vada a fornire questa città di uno strumento normativo che vada a tutelare le botteghe storiche. Tutto qua, grazie. Perfetto, allora mi pare di capire che possiamo andare avanti con la lettura di questa, diciamo, di quest'atto che ha portato avanti il sindaco per la concessione di suolo pubblico, e dopodiché ci determiniamo se e con quali modalità continuare sulla lettura della delibera per i mercati storici. Abbiamo la possibilità di metterlo in video, segretario? Io non so dove trovare questo documento, se è stato pubblicato e dove è stato pubblicato. Allora, o è una delibera di giunta o è un'ordinanza sindacale, è una delle due cose. Posso cercarla? Sì, attendiamo e vediamo un po' come procedere poi. Allora, giunta comunale, revoca parziale deliberazione giunta comunale numero 30, avente progetto terzo prelievo di fondo, variazione esercizio provvisorio. No, no, Delibera. no. No, 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 no. solo pubblico. Commissione adatta, copertura finanziaria, questa è del 19.5, quindi l'ultima delibera di giunta del 20 maggio. Vediamo se c'è un'ordinanza del sindaco. No, anche qua no, non c'è, no, non vedo nulla. L'ultima del 24.5, la penultima del 25, ma non parla di suolo pubblico. Mi avete sentito? Ora guardiamo l'altra fattispecie. Allora, se non troviamo l'atto è portato avanti dal sindaco e dall'amministrazione attiva, ci riserviamo di rintracciarlo e di interfacciarci con gli uffici per avere copia di quest'atto, e dopodiché eventualmente lo mettiamo in lettura per confronto domani. E allora procediamo con la lettura dei mercati storici, della delibera dei mercati storici, e così procediamo con i lavori. Mercati storici? Non abbiamo una delibera cartacea, abbiamo soltanto la proposta di regolamento.
E di questo dobbiamo parlare, Salvo. Sì, un attimo. Un attimino perché il regolamento Fiorai manda. Allora, delibera, motor rozzetta, il regolamento decentramento, mercati, regolamento mercati. Allora, eccolo qua. Ok. Allora, cosa leggo? E allora, Salvo. Intanto io non ricordo quanti articoli sono. Sono 17. 17 articoli. Se non erro, noi avevamo fatto degli appunti su alcuni articoli, vero? Esatto. Io ti chiedo gentilmente di andare a prendere gli appunti che avevamo o i rilievi che avevamo sollevato e così leggiamo prima l'articolo e poi il rilievo e poi successivamente eventualmente ci determiniamo per la completezza della delibera. Grazie. Allora, vedete gli appunti? Assolutamente sì, sono d'accordo. Procediamo così. Gli appunti li vedete? Sì, li vediamo. Okay. Eccoci. All'articolo 1, inserire nell'elenco dei mercati storici anche il mercato storico di Via Calderai e Borgo Vecchio. Leggiamo l'articolo 1, per favore. E così poi leggiamo l'articolo e la variante che vorremmo. Aspetta un minuto. Grazie. Era solo per il metodo, vi chiedo scusa. Che devo prendere il regolamento mercati storici, riaprirlo. Allora, articolo 1 dice appunti articolo 1 via Calderà, ok. Il Comune di Palermo, in coerenza con i programmi di sviluppo economico territoriali, intende valorizzare, promuovere e sostenere gli ambiti di sua competenza, secondo la disciplina di cui al presente regolamento, le attività economiche, commerciali e artigianali tradizionalmente presenti sul territorio, che rivestono particolare valore storico, artistico, architettonico e ambientale, rappresentando una risorsa preziosa per la città anche sotto il profilo dell'attrattiva turistica in quanto testimonianza della storia, dell'arte, della cultura locale, della tradizione imprenditoriale e mercatale locale. La presente disciplina, scusatemi, non è l'articolo 1 che bisogna inserire, ma è la premessa. Mercati se nell'ambito del territorio del Comune di Palermo attualmente. Infatti, facciamo la modifica. E infatti qua puoi mettere premessa, diciamo da aggiustare perché se no vedi che c'era già un errore. Da aggiustare. Quindi nella premessa inserire. Ok, quindi è da inserire qua dove fa l'elenco dei mercati storici e quindi bisogna inserire la via Calderai e Borgo Vecchio. Adesso sì, procediamo. Ok, poi all'articolo 3,9 botteghe storiche all'interno dei mercati storici. Articolo 3,9. Comma 9. Qual è il comma 9? Articolo 3.
Comma 9, la commissione tecnica forse è questa. Articolo 2, forse è comma 6. Botteghe sta all'interno dei mercati storici. Allora, commissione tecnica. Commissione presente il regolamento assenza del senso l'articolo 3 bisogna rileggerlo perché non riesco a capire qual è il comma 9. Ecco. Articolo 3, comma 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Bisogna capire dov'è questa parte a cui si riferisce l'appunto botteghe storiche all'interno dei mercati storici. Ai fini del presente regolamento sono qualificate per le attività economiche a precedente articolo 2, lettera A, qualora sussista un attimino, può essere che no. Seguenti requisiti: svolgimento della medesima attività da almeno 50 anni continuativi dello stesso locale, anche se con denominazioni, insegne, gestione o proprietà diversa, a condizione che siano state mantenute le caratteristiche originali dell'attività. Possono essere ammesse interruzioni dell'attività determinate esclusivamente dai trasferimenti previsti dal comma 5 del presente articolo, collegamento funzionale e strutturale dei locali, degli arredi con l'attività svolta al fine di dare il senso di un evidente radicamento nel tempo dell'attività stessa. I locali in cui viene esercitata l'attività devono avere l'accesso su area pubblica, ovvero su area privata gravata da servitù di pubblico passaggio. C. Presenza nei locali degli arredi, sia interni che esterni, di elementi, strumenti, attrezzature e documenti di particolare interesse storico, artistico, architettonico, ambientale, culturale o particolarmente significativi per la tradizione e la cultura del luogo, visibili al pubblico. Gli arredi, le attrezzature, gli strumenti, i documenti devono offrire, al di là della presenza quantitativa, una chiara visibilità alla persona comune o sì, o sia o non munita di particolare conoscenza tecnica e culturale del collegamento funzionale e strutturale con l'attività svolta e dare il senso di un evidente radicamento nel tempo di quell'attività. La commissione tecnica di quell'articolo 10 del presente regolamento anche in assenza di taluna delle caratteristiche di cui al presente precedente lettera C potrà consentire al riconoscimento dello status di bottega storica nei confronti degli esercizi che facciano domanda di iscrizione all'albo a fronte di comprovati elementi di storicità. Al fine di valutare valutazione dei requisiti di cui alla precedente lettera saranno considerati in particolare i seguenti elementi: A. Gli arredi, le attrezzature, gli strumenti, i documenti e quant'altro conservato in originale legato all'attività svolta che testimonia la durata nel tempo di tale attività. B. La presenza nel locale di finiture proprie ed originarie, interne ed esterne, pavimenti in fisso, intonaci, vetrine, insegne, targhe, eccetera. La citazione del locale in opere letterarie o cinematografiche o particolare rilievo e o il legame della toponomastica locale per l'affinità di cui. Di cui ai precedenti commi 1, lettera C e 2, gli interessati alla domanda di iscrizione all'albo di cui all'articolo 7 del presente regolamento dovranno espressamente indicare la documentazione di elementi, strumenti, attrezzature, eccetera, che conferiscono all'attività l'interesse storico, artistico, architettonico, ambientale e o culturale. In deroga al periodo di cui alla lettera A del presente articolo, lo status di bottega storica può essere riconosciuto anche agli esercizi operanti continuamente nello stesso locale da almeno 25 anni, anche se con denominazioni, insegni, gestione o proprietà diversa, a condizione che siano state mantenute le caratteristiche originali dell'attività esclusivamente qualora si tratti di esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande recante la denominazione osteria per la finalità di cui al presente comma. Si terrà conto di quanto risulta dal titolo autorizzativo, ovvero dall'insegna. Agli effetti dell'applicazione del comma 1 lettera A, il periodo di 50 anni si considera decorrere alla data del rilascio delle licenze autorizzazione e deve essere maturata alla data della presentazione della domanda di iscrizione all'albo. La presente disposizione si applica anche a decorrere di cui al comma 3. Il periodo di cui al comma 1 lettera A, il presente articolo può essere riferito anche ad attività esercitata con citate caratteristiche in locale adiacente o nelle immediate vicinanze della sede originaria, qualora il trasferimento della sede originaria sia avvenuto per causa di forza maggiore o per ampliamento. Sai, nel caso di farmacie e tabaccherie attualmente in possesso di idoneo titolo di esercizio dell'attività commerciale, il periodo in cui al comma 1 lettera A del presente articolo è riferito all'attività prevalente.
non riesco a capire. Mi sente, consigliere? Sì, sentiamo perfettamente. Forse l'articolo è sbagliato, io ora non riesco a ricordare. Niente, Salvo, facciamo una cosa, Io Presidente, sto sull'ordine cercando dei il lavori. foglietto. Sospendiamo un attimo, ci sono troppi errori. Ah, Rivediamo, ecco, facciamo. forse questo articolo Salvo, mi perdoni, Salvo. era una riflessione che aveva fatto, credo, il consigliere Gialarda, come venivano considerate le botteghe storiche all'interno del mercato Fermiamoci, storico. fermiamoci. Fermiamoci, sospendiamo, ci vediamo noi, facciamo una riunione allargata perché ci sono degli errori rispetto agli aggiustamenti che volevamo fare con gli articoli che stiamo leggendo. Piuttosto che fare. Sono d'accordo con lei, consigliere Scarpinato, sono d'accordo con lei. Rinviamo questa stessa discussione alla presenza del presidente Zacco e degli altri consiglieri e direi allora a questo punto di avviarci invece alla lettura del verbale di oggi e così approviamo il verbale e chiudiamo la seduta. Allora, Prego, come segretario. vediamo, procedere con la lettura del verbale. Sì, certo. Verbale numero 896 del 25 maggio 2021. Il vicepresidente Anello alle ore 10:15 apre la seduta in modalità telematica in seconda convocazione con la presenza dei consiglieri Cusumano, Gelard e Scarpinato. La registrazione della stessa, che è parte integrante del verbale, sarà visionabile il giorno successivo alla seduta al seguente link. Argomenti da trattare, comunicazioni, programmazione incontri, varie ed eventuali letture ed approvazione del verbale della seduta odierna. Il presidente Anello chiede ai consiglieri se hanno delle comunicazioni da fare. Il consigliere Gelarda si ritiene dispiaciuto di apprendere che sarà riattivata la ZTL dal 1 giugno. Precisa che la Lega ha manifestato il proprio disappunto, così come il gruppo Fratelli d'Italia, che chiedono che venga sospesa fino alla fine della pandemia. Aggiunge anche del restringimento della corsia del Ponte Corleone, che ha causato seri problemi di traffico. Oggi si è ripristinata la situazione, ma per i prossimi giorni sarà di nuovo caos. Chiede all'assessore Catania di non riattivare la ZTL anche in virtù del traffico che ne deriva. Sa che nessun cantiere è cominciato in via della Regione Siciliana, altezza Lidl. Crede che non è giusto essere vittime delle ideologie dell'assessore Catania perché i palermitani rimangono paralizzati e bloccati nel traffico. Il presidente Anello concorda e cercherà di capire meglio la situazione. Precisa che prima di invitare gli uffici crede che vada fatto un documento da indirizzare al sindaco perché l'ideologia dell'assessore Catania porta ad adottare provvedimenti non adeguati e chiede alla commissione se è d'accordo a stilare un documento da presentare al sindaco e successivamente alla città. Ritiene giusto sulla ZTL non ripristinarla anche per i residenti che devono pagare e quindi non è giusto tassarli. Il consigliere Gelarda chiede se le richieste fatte da lui nelle precedenti sedute sono state poste in essere da parte del presidente Zacco. La segretaria risponde. Il presidente Anello precisa che bisogna sentire il presidente Zacco ed eventualmente metterlo all'ordine del giorno. Consigliere Scarpinato, sulla comunicazione fatta dal consigliere Gelarda sulla ZTL, ritiene che è un provvedimento ingiusto perché in un momento così grave che si sta vivendo provocherebbe ancora più disagi. La situazione del Ponte Corleone e dei lavori di via della Regione Siciliana, la commissione ha sempre fatto presente che il problema della viabilità che assilla la città stessa affronta i lavori al Foro Italico con delle file di veicoli interminabili, ritenendo che Palermo è vittima dei cantieri e dei lavori interminabili, quindi non capisce quale sia la ragione di istituire nuovamente la ZTL. Ricorda che la Commissione ha redatto un documento a firma di tutti per la sospensione della ZTL, reiterando la richiesta in diverse occasioni. L'assessore Catania ha sempre riaperto la ZTL, lasciando dimenticatoio le istanze che arrivavano non solo dalla commissione ma anche dai ristoratori che chiedevano a gran voce la sospensione e nel momento in cui c'è una parvenza di ripresa subito si blocca per le decisioni prese in maniera inadeguata. Anche lavori a Foro Italico provocano seri disagi. Precisa che i cittadini sono stanchi, che l'amministrazione pensa solo ad attivare la ZTL. Precisa che tutto ciò è la mancanza di un'attenta programmazione da parte di questa amministrazione. Precisa che l'amministrazione
l'amministrazione ancora non ha immaginato una situazione della problematica di Bellerampo e la commissione ancora attende risposte, chiede di invitare l'assessore Marino e il presidente della RAP per capire le soluzioni rispetto al perfetari e alla problematica di Bellerampo. Entro il 10 giugno la sesta vasca sarà satura, quindi invita a reiterare l'invito al presidente e all'assessore. La città tutta attende risposte anche per accogliere il turismo in maniera adeguata per dare un impulso al turismo della quinta città d'Italia. Presidente Arello chiede se tutti i consiglieri sono d'accordo ad inviare una nota al sindaco e ad inoltrarla soprattutto come commissione. Il consigliere Cusumano concorda è d'accordo all'invio della nota. Il presidente Arello precisa che domani mattina, in presenza del presidente Zacco, e con il suo accordo si potrà procedere a preparare la nota. Il consigliere Cusumano concorda. Il consigliere Scarpinato, sull'ordine dei lavori, propone di chiamare il presidente Zacco perché ritiene che la nota debba partire oggi stesso, visto che il presidente Zacco ha sempre aderito su questo argomento. Il consigliere Cusumano ritiene giusto confrontarsi prima con il presidente Zacco senza fretta. Si apre un dibattito sul metodo di coinvolgimento del presidente. Il presidente Anello precisa che domani alle ore 10 è previsto consiglio comunale e probabilmente non ci sarà commissione. Si prende carico di rintracciare il presidente Zacco e stabilire che se domani non ci sarà commissione, perché è presente in consiglio comunale, a procedere. Il consigliere Cusumano propone di vedersi in commissione alle ore 9. Il presidente Anello concorda, propone di confrontarsi sul documento emanato dal sindaco su suolo pubblico, ma chiede ai consiglieri se sono a conoscenza del documento inviato dal sindaco sulla proroga. Consigliere Scarpinato ritiene che è di fondamentale importanza la situazione, il suolo pubblico è di vitale importanza per i ristoratori, crede che occorra approfondire la delibera legata al regolamento dei mercati storici in quanto è importante fare punto della situazione per portare in aula il regolamento stesso. Il presidente Anello chiede di leggere il regolamento sui mercati storici. Consigliere Scarpinato chiede al segretario di leggere i rilievi fatti ad alcuni articoli. Il segretario procede. Il consigliere Scarpinato propone di sospendere la lettura, crede sia giusto fare una riunione tra i consiglieri stessi per rimodulare le correzioni. Il presidente Anello concorda e chiede al segretario di leggere il verbale della seduta odierna. Si procede con la lettura del verbale, a voi per l'approvazione. Segretario, procediamo con l'appello nominale. Sì, procediamo per l'approvazione del verbale della seduta odierna. Anello? Favorevole. Cusumano? Consigliere Cusumano? Favorevole. Scarpinato? Favorevole. Gialarda? Non mi pare che ci sia, è assente. Zacco è assente, approvato all'unanimità dei presenti. Benissimo, allora sono le 11.07, dichiaro chiusa la seduta e ci riaggiorniamo domani mattina alle ore 9. A domani alle 9. Segretario, ritracciamo il presidente.